tutti ragazzi, oggi sono qui con un nuovo tutorial per mostrarvi come abbiamo creato un termostato per la lievitazione o per un'incubatrice. Per vedere questo termostato abbiamo settato una temperatura di 22 gradi e all'interno del forno abbiamo messo un cavo con una lampadina, un portalampada comunemente comune ad incandescenza, e come potete vedere, non so se si vede bene per la luce, ecco, si vede una sonda di rilevazione della temperatura. Adesso chiudiamo il forno e abbiamo settato la temperatura del termostato a 22 gradi. Come potete vedere adesso è un po' superiore, quindi dobbiamo attendere un attimo che la temperatura scenda a 22 gradi in modo da vedere il funzionamento corretto di questo termostato che abbiamo creato, in modo da avere una temperatura costante nel forno. Bene, attendiamo, ci vediamo tra pochi secondi che riprenderemo il video appena la temperatura scenderà a 22 gradi. Bene, ci siamo quasi. Ecco qua, il termostato è in funzione. Come potete vedere la lampadina si è accesa e così da riscaldare l'ambiente. Adesso, come possiamo vedere, la temperatura sta iniziando a salire. Piano piano, adesso è 21,9, 22 e 22, e man mano inizierà a salire. Ecco qua, inizia a salire. Appena la temperatura raggiungerà i 24 gradi, la lampadina si spegnerà automaticamente. Questo termostato è acquistabile su internet e troverete anche il link in descrizione. Il costo si aggira intorno ai 10 euro, poi per una lampadina di incandescenza il costo è di 1 euro al massimo, e un portalampada potete usare uno qualunque che avete già in casa da recupero, qualsiasi cosa. Vedete che la temperatura sta iniziando a salire, siamo intorno ai 23 gradi. Questo termostato per la lievitazione è utile non solo per far lievitare le cose in un forno, pizza, quant'altro, lo yogurt, oppure anche per le incubatrici, per schiudere le uova per chi ha un terrario. Vedete che la temperatura sta raggiungendo i 23 gradi, i 24 gradi, siamo a 23 gradi e 7, e quasi, ci siamo quasi, ci impiega intorno ai 2 minuti, siamo intorno a 23 gradi e 9, adesso 24 gradi. Ecco, la temperatura ha raggiunto i 24 gradi, la lampadina si è spenta, il tutorial è andato bene. E vi ricordo di iscrivervi al mio canale così da poter continuare questi tutorial.